Dottoressa Stefanelli, una cosa mi ha colpito di tra le tante che sono state declinate qui oggi, il fatto che si possa pensare al sesso senza l'amore e all'amore senza il sesso. Secondo lei è davvero possibile scindere queste due cose nella vita di un uomo o di una donna? Noi proviamo a non farlo, però anche dalla nostra ricerca risulta evidente che ci sono persone che concepiscono l'amore in condizioni come vengono definite di sex out, e ci sono moltissimi, anche i ragazzi molto giovani, che ormai si avvicinano al sesso senza neanche immaginarlo associato al piacere, quasi più una forma di definizione della propria identità sociale. Senta, possiamo dire che mentre negli anni 70 si è fatta la rivoluzione sessuale e si è spinto perché nelle scuole si insegnasse l'educazione sessuale, forse oggi manca l'insegnamento dell'educazione sentimentale? Sì, io penso che l'educazione sentimentale, sessuale e di genere dovrebbe entrare nelle scuole, essere ben introdotta per non spaventare le famiglie, che spesso temono che questi spazi, questi orari possano portare a uno spostamento dell'identità dei loro figli. In realtà è esattamente il contrario, è per rafforzarli, aiutarli ad essere quello che vogliono essere. Un'ultima domanda: per ogni stupratore c'è una madre che comunque lo ha educato o diseducato. Lei sente che il mondo femminile debba fare una forma di autocritica rispetto a un certo mondo maschile che guarda la donna ancora come un oggetto? Sì, ci sono, cioè, il compito dei genitori è fondamentale, delle madri e anche dei padri. C'è la possibilità, secondo me, di liberare i figli maschi da un'idea di virilità che spesso è una gabbia e diventa oppressiva in qualche modo, no? Questo costante misurarsi in termini di forza e di prevalenza e di ambizione concepita come in qualche modo supremazia. Fa bene agli uomini, fa bene alle donne sciogliere queste catene e provare tutti a essere quello che ci pare.